In questa puntata, la legge di manutenzione regionale 2022. Approvato il bilancio dell'IRPET. Azioni per le aree interne. Approvata dal Consiglio regionale la legge di manutenzione regionale 2022, la proposta ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza, mentre l'opposizione ha votato contro. Il Consiglio regionale, come ogni anno, ha votato la sua legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, un'occasione per fare ordine nella vasta quantità di produzioni normative del Consiglio regionale della Toscana, che ha sancito tutta una serie di interventi all'incirca per quasi 70 articoli che sono andati a risistemare molte delle disposizioni presenti nel nostro ordinamento. La proposta di legge che è stata presentata in Consiglio regionale è il frutto di un'intensa attività della prima commissione del Consiglio che, tenendo conto di tutti i rilievi formulati e anche dei pareri espressi dalle altre commissioni, ha deciso di espungere tutti quegli elementi che all'interno di questa legge presentavano carattere innovativo e non meramente manutentivo per preservare il contenuto della legge a quelle che sono le prescrizioni che discendono dalla legge istitutiva, appunto, della legge di manutenzione. Su una legge di manutenzione che, per chi non è un addetto ai lavori, è una legge normalissima in cui si va soltanto ad adeguare la normativa regionale alle normative nazionali ed europee che nel frattempo sono cambiate, il Partito Democratico è riuscito ad andare sotto nei numeri 9 volte. Cioè 9 volte gli articoli sono saltati perché i consiglieri del Partito Democratico non erano in aula. Non perché chissà cosa, perché non erano in aula. 8 volte, 7 volte in commissione, 2 volte in consiglio regionale, tra cui una volta l'assente era il presidente Gianni che aveva presentato emendamenti e poi non è venuto a presentare in aula, e quindi viviamo in questo caos. La legge di manutenzione è un po' il tagliando dell'ordinamento regionale. Consentitemi dire, è stata una occasione imperdibile per rendersi conto di come versa la maggioranza di governo di centrosinistra in Regione Toscana. Consideriamo innanzitutto che siamo stati per circa un mese a trattare di questo argomento in commissione e non si è mai visto chi ha la delega al bilancio e agli affari istituzionali. Il Gianni non l'abbiamo assolutamente visto in commissione. Non solo, presenta una serie di emendamenti quando comincia il Consiglio regionale. Peraltro a uno di questi emendamenti non è presente neanche lui, che è l'unico sottoscrittore, e quindi inevitabilmente l'emendamento decade. Noi siamo stati a verificare puntualmente il contenuto della proposta di legge di manutenzione, proprio perché riteniamo un appuntamento importante dell'anno. E abbiamo espresso tutte le nostre perplessità per quanto riguarda la parte sanitaria, ma anche per quanto riguarda VAS, via, i procedimenti che si riducono dei tempi quando il personale invece resta sempre lo stesso e diciamo, ha delle conseguenze tutto questo anche sui procedimenti partecipativi. Invece arriva il Gianni che lui stesso vota contro un nostro emendamento, così come tutta la sua maggioranza, probabilmente senza averlo neppure letto. Cosa diceva il nostro emendamento? Di adeguare la normativa regionale alla normativa nazionale in materia di oneri di urbanizzazione, perché soltanto nella normativa nazionale, non quella regionale, e qui inevitabilmente cede la confusione, è prevista una riduzione di almeno il 20% per gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi di ristrutturazione. Quindi questa sollecitazione che veniva da numerose amministrazioni di vario colore, ma anche da diversi cittadini, purtroppo decade ed è tutta colpa del governatore. Quindi uno stato confusionario di una maggioranza che addirittura in commissione ha votato contro alcuni esponenti, proprio alcune disposizioni, e inevitabilmente sono state ripresentate sotto forma di emendamento in aula. Uno stato confusionario incerto e ne risentono soprattutto i cittadini toscani. Sì, un atto dovuto che il Consiglio regionale approva a metà della propria annualità è la norma che ci consente di integrare
iniziative che sono previste a livello nazionale con quelle che sono previste a livello regionale. Avendo due livelli di legislazione, molte volte capita che nello sviluppare delle leggi servono dei correttivi e in questo caso sono serviti soprattutto per migliorare alcuni aspetti legislativi che torneranno utile alla Regione Toscana a partire da settembre, quando nella ripresa ci sarà da dare delle risposte importanti soprattutto sul caro bollette, sull'inflazione e soprattutto sulla svolta di carattere energetico. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2021 dell'IRPET. Approvata sempre a maggioranza anche una risoluzione di integrazione degli indirizzi definitivi per l'elaborazione del programma di attività dell'anno 2022. Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. Bilancio che registra un utile di oltre 500.000 euro. Si tratta di una cifra significativa che viene dal fatto che ci sono state una serie di economie nel corso dell'annualità 2021 in IRPET, economie che sono derivate dai minori costi che si sono sostenuti a livello di personale, sia per quanto riguarda la figura del direttore che per quanto riguarda due dirigenti, sia minori costi che derivano dal Covid e dallo sviluppo del lavoro agile. Questo ha consentito quindi un utile di 500.000 euro che, come previsto dalla legge istitutiva dell'IRPET, viene trattenuto per 100.000 euro, quindi il 20% al fondo di riserva per la copertura di perdite future e l'altro 80%, quindi 400.000 euro, viene restituita alla Regione Toscana che, come sappiamo, è l'ente che contribuisce al finanziamento non soltanto delle attività istituzionali ma anche delle attività comuni di IRPET. Un bilancio che viene approvato con il sostegno della maggioranza di un istituto molto importante. Fare oggi programmazione economica è per noi fondamentale a supporto delle decisioni che dobbiamo assumere, soprattutto nel contesto come quello attuale che vede, diciamo, la Toscana che ancora si muove a macchia di leopardo rispetto allo sviluppo economico, rispetto alla ripresa, rispetto alle infrastrutture, e c'è da comprendere e capire bene come le risorse che a livello comunitario verranno trasmesse in Toscana vengono utilizzate nei territori. Sarà un lavoro propedeutico fondamentale per definire il piano regionale di sviluppo che, per nostro avviso, in termini politici, a settembre deve essere approvato prima ancora della definizione del prossimo DEF, perché lì ci giochiamo gran parte delle risorse comunitarie dei prossimi anni. Audizione in Commissione Aree Interne dell'assessore regionale all'ambiente, le risorse del PNRR e lo stanziamento aggiuntivo della Regione per la produzione autonoma di energia rinnovabile nei comuni con meno di 5.000 abitanti sono alcuni degli argomenti affrontati. È importante questo inserimento, questo riconoscimento. È una battaglia che in Regione stiamo portando avanti fin dall'inizio del nostro mandato, perché tutta la zona della Toscana centro-sud era rimasta esclusa nella prima programmazione nazionale 2014-2017 dall'inserimento all'interno della strategia nazionale aree interne. Cosa significa? Che questi territori adesso avranno un tesoretto di risorse da spendere su progetti per la crescita economica e sociale dei rispettivi territori sulla base di priorità che non vengono imposte dall'alto, ma che nascono dalle esigenze che le comunità locali ritengono rilevanti per il mantenimento dei servizi e per la creazione, appunto, di crescita economica e più in generale per la coesione sociale. Sono circa 8 milioni per area, sia da parte statale che regionale, e più c'è la possibilità adesso per questi territori di poter concorrere sulla programmazione dei fondi europei in capo alla Regione a circa potenzialmente 100 milioni di euro, quindi sono risorse davvero molto importanti. Infatti i comuni ce l'hanno chiesto con forza di essere all'interno di questa strategia nazionale e il governo ha recepito la nostra proposta. Ad esempio la telemedicina, oppure nuovi servizi dal punto di vista scolastico come i nidi in zone più svantaggiate, l'intermodalità fra stazioni e altri mezzi di trasporto. Devo dire che in questi anni nelle aree dove sono partiti questi progetti sono stati utilizzati su molte
diciamo, idee anche diverse tra loro, perché appunto nate dal territorio. Però sia sui servizi che sullo sviluppo economico sono elementi essenziali. C'è chi, per esempio, ha utilizzato queste risorse per la promozione di corsi di formazione, pensando appunto che ovviamente la formazione di qualità rende più attrattivo un territorio dal punto di vista economico. Sì, le risorse effettivamente sono tante, non sono mai state tante per le zone montane. Finalmente anche, diciamo, lo Stato ha capito l'importanza della montagna, perché l'Italia ne ha tanta, in particolare la Toscana oltre il 50%, quindi bisogna fare qualcosa, perché se la montagna sta bene anche la città, nel senso che i boschi puliti non bruciano, i boschi puliti non franano, quindi giusto avere tutte queste risorse. Queste risorse andranno ovviamente a bando, verranno in primis le unioni dei comuni, però anche i singoli comuni montani potranno partecipare. Quello che noi chiediamo è che ci sia la formazione per la progettazione, perché la maggior parte dei comuni non è in grado di fare i bandi nel modo giusto. Quindi un sostegno alla progettazione e alla semplificazione. Un'altra cosa che mi è piaciuta, che ha detto l'assessore Saccardi e che io avevo presentato in un ordine del giorno qualche tempo fa, è quella di dare un contributo, come fanno in Emilia Romagna, alle coppie che decidono di stabilirsi in un comune montano. Si parla di circa 30.000 euro, che potrebbe significare un nuovo popolamento e quindi ridurre lo spopolamento che fa male a tutti. €2.232.000 per 193 comuni sono i numeri di Rigenerazione Toscana, il progetto fortemente voluto da tutto l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, lanciato il 20 aprile scorso e rivolto principalmente ai giovani, i più colpiti dalla pandemia. Noi abbiamo stanziato all'inizio quasi 2 milioni di euro per sostenere progetti legati ai giovani, cioè a chi aveva sofferto di più durante la pandemia. Avevamo fatto intorno a 4 linee di intervento ed erano rigenerazioni differenti: rigenerazione sociale, la street art, aggregazione giovanile, i parchi gioco inclusivi, insomma. Quasi 200 comuni della Toscana hanno risposto con progetti molto belli e noi li finanziamo tutti. Abbiamo fatto una variazione di bilancio che aumenta queste risorse a 2 milioni e 300 mila euro circa, in modo tale da finanziare tutti i progetti e da dare risposte a tutti quei territori della Toscana che ce lo chiedono. Portami con te è il progetto contro lo spreco alimentare per i turisti e consumatori di Montepulciano. Nel comune oltre 200 tra enoteche, ristoranti e bar offriranno gratuitamente i contenitori in cartone riciclato e riciclabile ai consumatori per portare a casa cibo e vino avanzato durante il pasto. La lotta allo spreco alimentare è una lotta del nostro tempo. Dobbiamo tutti porre le condizioni per andare in questa direzione. Abbiamo la necessità non solo di investire in turismo enologico, ma anche in turismo ecologico, nel rispetto della nostra terra, nel rispetto di chi ha anche meno opportunità. È un progetto che ha un profilo culturale, sociale, ma anche ambientale, perché si riduce sicuramente l'impatto dei rifiuti sull'ambiente, ma è anche un modo per andare a sensibilizzare l'utenza, che sicuramente si parla di grandi numeri a Montepulciano, si parla di oltre 1,5 milioni, insomma, di presenze che toccano sicuramente in gran parte la città del capoluogo, però è chiaro che, insomma, c'è una risposta in favore di tutte le attività commerciali. Noi siamo ben consapevoli che il turismo enogastronomico rappresenta un'importante fetta della nostra economia, e la nostra intenzione è quella, proprio in virtù anche del percorso che è stato fatto dal Consorzio del Bionobio di Montepulciano come primo distretto vitivinicolo sostenibile, di andare nella direzione, sulla base di dati che erano stati appunto elaborati dall'Università Telematica con sede a Montepulciano, andare nella direzione di una certificazione della destinazione turistica
a Montepulciano, mettendo in atto delle progettualità insieme a quelle che già sono state messe per appunto dare un segnale sicuramente di tutela del nostro territorio, delle caratteristiche del centro storico, della qualità della vita. Quindi il prossimo obiettivo sarà proprio questo della certificazione della destinazione turistica.